Al Trenon, la ragazza del Piper è protagonista con Meravigliosamente Patti. Qualcosa su questo live su Napoli, cosa si aspetta? Lei è così energica? Beh, spero bene, mi sembra che tutto vada bene, sia esaurito, mi piace molto l'idea dello show e quindi sarà una cosa un po' ristretta, però ci sarà da parlare con il pubblico, vederci eccetera. Un'anteprima di successo, qualcosa invece di anticipazione su quello che sarà il prossimo lavoro discografico? Allora, troppo presto adesso, non ho voglia di parlarne. Speriamo un altro futuro. Da Papi fino ad oggi è stato abbastanza lungo, ma pieno di belle sorprese. Lei ha rappresentato un po' l'evoluzione italiana, è un po' una rappresentante ufficiale dal periodo Beat a quello francese, con tutte le varie passioni e personalità che sono passate per questa terra. Ma lei come si sente di più, oltre al rock? Beh, un po' per tutti. E certo, mi fa piacere volare da una cosa all'altra. Beh, è una cosa divertente, piacevole, ci sarà anche il coinvolgimento del pubblico nel parlare con me. Ci sono degli artisti che mi omaggiano e mi fa molto piacere ascoltare. Io ho organizzato questa cosa con un trio appositamente per voi e quindi spero tutto bene. Presidente, il Trenon si conferma la vera e propria casa della musica qui a Napoli con un live d'eccezione, un'esclusiva, un'anteprima, quella di Patti Pravo. Cosa si aspetta e cosa ha rappresentato questo appuntamento per il teatro, per il Trenon?
Beh, penso che l'evento Compatti Pravo sia la conclusione di un percorso che abbiamo svolto in questo anno, in questa stagione, peraltro quello che avevamo annunciato nella conferenza stampa di settembre 2012, quando avevamo detto una programmazione parte europea e parte europea. Nel corso di questa stagione abbiamo avuto moltissimi artisti napoletani, ma anche molti e qualificati artisti che non sono di Napoli ma che amano Napoli. Ricordo poche sere fa Peter Cincotti, che nel suo italiano un po' difficile ha dichiarato amore per questa terra, e stasera abbiamo sentito tutti Patti Pravo, che ha detto che è contenta di essere a Napoli, ha voluto Napoli come città di partenza e di prova di questo suo tour. Un grande appuntamento che in un certo senso chiude un po' quella che è la parte dedicata ai grandi protagonisti della scena musicale, ma c'è qualche anticipazione, possibile avere qualche anticipazione su quella che sarà la prossima stagione del Trenon, a cui sicuramente già starete lavorando da tempo? Allora, come dicono i giornalisti, la stagione prossima è in cottura. Abbiamo uno chef di grande qualità che è Giorgio Verdelli. Credo che prima della pausa estiva, dico giugno, presenteremo la stagione del prossimo anno. Dimmi che non vuoi.
Dalla biblioteca di Villa Bruna San Giorgio a Cremano, Peppe Barra presenta il suo libro Diario d'Artista, edizioni scientifiche italiane. Maestro, presentato stamattina presso la biblioteca di San Giorgio a Cremano, di Villa Bruno, libro d'artista, un diario attraverso cui lei racconta le sue emozioni, racconta tanti aneddoti, ma racconta soprattutto quelle che sono state le luci e le ombre del suo percorso, una sorta di sceneggiatura. No, diciamo che è un po' un viaggio nella memoria che parte dai primi anni 50, dall'immediato dopoguerra fino adesso, dove c'è un po' tutta la mia vita, un po' autobiografico, un po' antropologico, perché ricordo anche tutti i riti, tutte le tradizioni che purtroppo non ci sono più, ed è piuttosto un regalo che un povero artista fa ai giovani di oggi per far ricordare, per far amare delle cose che non hanno mai potuto vedere. Un regalo graditissimo che è stato curato dalla professoressa Patricia Bianchi ed nasce all'interno del Master di Letteratura della professoressa Giuseppina Scognamiglio, quindi un progetto nato comunque all'interno dell'Ateneo Federiciano, un progetto che va avanti da molto tempo e che continuerà, si spera. Io spero di sì, i Master continuano ogni anno con grande gioia sia mia che degli studenti, perché i miei Master, come avete potuto constatare, sono divertenti, perché la cultura non è mai noiosa quando è vera, quando è fatta bene e quando è seduttiva per gli studenti, perché gli studenti si devono divertire anche, per esempio, faccio per dire, con lezioni di matematica, perché la matematica tutti dicono è noiosa, mentre invece se la si capisce bene, se c'è il buon docente che la insegna, la matematica può essere grande poesia. Dalla matematica infatti nasce la musica, forse una delle sue più grandi arti. Certo, io sono andata, fortunatamente ho avuto il dono di saper cantare e il dono di saper recitare, ho avuto dei bravi maestri che sono tutti elencati nel libro, vi invito a leggerlo e vi invito ad amare anche quel bel periodo che purtroppo non c'è più, ma che noi cerchiamo di far rivivere al pubblico. Nel corso di questa presentazione è stata annunciata la sua vittoria, la sua nomination per il premio Mediterraneo, un riconoscimento prestigioso al pari del Nobel. Cosa ha rappresentato per lei? Ma io sono ancora sconvolto e emozionato per questo grande riconoscimento che ho avuto, e dico sempre grazie all'amore che è stato quello che mi ha portato a fare tutto questo nell'arco di 50 anni di palcoscenico, di teatro, di musica e di comunicazione. Un riconoscimento universale in quanto personaggio di cultura, ma quali sono i suoi prossimi progetti? Qualche anticipazione? Ma i miei prossimi progetti saranno sicuramente delle cose di teatro, forse c'è, tra virgolette, non si sa ancora, un Barbiere di Siviglia fatto con idee nuove, idee di teatro, di musica e di teatro. Non sarà quello di Donizetti chiaramente, ma ci sarà solo il libretto. E poi chi lo sa, forse Il sogno di una notte di mezz'estate, e poi tanti tanti concerti e tanti incontri con i giovani. Libertà, c'è chi mi dice che son forte, o che
Spettacolo, un'orchestra dal vivo e lei, uno swingman per il pubblico del Teatro Agosteo. Sì, un sogno che si realizza dopo tanto tempo, ho detto se non lo faccio adesso a fine non lo faccio più e niente, praticamente stiamo qui a pochi minuti dal debutto e sono molto teso, non si è capito, ma più che altro non tanto per le musiche, per le canzoni che insomma è il mio lavoro, quanto per affrontare il pubblico con qualche cosa da dire, quindi è più questo che mi preoccupa, che magari mi incespico e mi arravoglio come farebbe Caragnaniello quando fa le interviste. Che un, pubblico, sì. Un pubblico che l'ama a tal punto da mandare sold out in appena 3 giorni per l'intero spettacolo, per le repliche appunto di questo spettacolo. Ma cos'è Realtà Magnifique? Un tributo alla musica, un tributo alla sua carriera, un tributo a Capri, alla sua internazionalità, che cos'è? Forse all'internazionalità, che è quello che mi è sempre piaciuto. Io ho sempre cantato di tutto di tutti da sempre. Per cui ho detto voglio un attimo cimentarmi in questa formazione, questo esperimento, chiamiamolo così tra virgolette. Per cui sono più ansioso io che penso che qualche ammiratore incallito, perché può darsi che da questo può nascere qualche idea per il futuro, non si sa mai, ma non so, una London Symphony Orchestra. Sto scherzando, Giuseppe. Un'orchestra di 30 elementi, oltre 40 anni di carriera appunto da celebrare, 53 per la precisione, e gli arrangiamenti del maestro Antonello Cascone. Un progetto ricco, un progetto ambizioso, un progetto che darà luogo a qualche altra cosa, come lei anticipava prima? Appunto, e questo, tutto questo si sperimenta stasera per la prima volta. Se stasera tutto questo vedo che insomma che può rispondere, il pubblico risponde e vedo che una formula vincente, si può tentare, perché no, anche un tour, perché no, anche internazionale, ma vediamo un po' alla volta. Grazie per questa opportunità e cosa dire, io vorrei lasciarvi con la mia musica, ma in questo momento non me la sento di cantare nel camerino, anche perché non è il caso, e quindi magari Giusa, al momento sentite qualcosa, potete assaggiare. Grazie di questa opportunità, un saluto, un abbraccio, ciao da Peppino di Capri.
mai più nessuno tornerà così. Per te nessuno al mondo soffrirà così. Nessuno mai saprà cosa sei per me, ma forse il tuo cuore sa che vivo per te. Se tu conosci il mondo, tu conosci me. Se tu ti stai perdendo, tienti stretta a me. È stato un solo destino che due cuori lì. Mai più nessun mondo t'amerà. Da Circolo Teatro Arcas si chiude l'appuntamento settimanale con eventi in anteprima. Per rivedere le puntate visitate il sito www.eventinanteprima.it e in streaming su www.anteprimatv.com.